E dunque, come avete sentito, c'è ancora incertezza sull'incontro di domani tra PD e 5 Stelle. Sarebbe un'opportunità storica, dicono dal movimento di Grillo, convinti che il vertice domani ci sarà. 5 Stelle che in questi giorni hanno lanciato segnali di apertura sull'Italicum, a cominciare dal doppio turno e dal ballottaggio. Il servizio di Monica Giandotti. L'incontro ci sarà, sostengono 5 Stelle, domani alle 15, stesso luogo, stessa delegazione. Nonostante le incertezze paventate in queste ore da parte del PD, oggi Luigi Di Maio parla al Corriere della Sera, definisce l'incontro con i democratici una occasione storica per il Paese e apre a 8 dei 10 punti individuati da Renzi come indispensabili per proseguire il dialogo. Nessun dubbio che questa sia la linea ufficiale del movimento condivisa con il capo dal momento che l'intervista viene rilanciata in mattinata dal blog di Grillo. Di Maio ammette al Corriere che il gruppo avrebbe messo a punto una modifica del Democratellum, cioè della proposta di riforma del voto targata 5 Stelle, che il PD non potrà rifiutare. Nessuna contrarietà al doppio turno e al premio di maggioranza, come previsto nell'Italicum, vanno sciolte le riserve sui dettagli e verrà fatto durante l'incontro, assicura il pentastellato. Disponibilità a rinunciare alle preferenze negative, ok al controllo preventivo della legge da parte della Consulta. Inoltre Di Maio dichiara la disponibilità al confronto sulle riforme costituzionali, sull'abolizione del CNEL, sulla riduzione delle indennità dei parlamentari, apre all'elezione di secondo grado dei nuovi senatori e prende le distanze dalle offese a Napolitano, dicendo che certe offese vanno evitate. Sarà una grande occasione per il PD, afferma il capogruppo al Senato Buccarella, perché c'è la possibilità di uscire dallo stanzino buio dove con Berlusconi e Verdini hanno preso accordi che non si sa fino a dove si estendono. Poi aggiunge, ogni modifica della nostra proposta è certo, però, che dovrà passare dalla rete.